Nell'estate del 2012 i dintorni di Morlupo, in provincia di Roma, sono stati devastati da ripetuti incendi. Dopo quello drammatico del 5 agosto nella zona sud, nel pomeriggio del 15 è stata colpita l'area a nord-ovest del centro. Le fiamme si sono estese su una vasta superficie, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della Guardia Forestale e della Protezione Civile. Queste scene sono state girate verso sera, nelle ultime fasi dell'emergenza. Ecco, dalla giusta, ecco, vedi dov'è questa qua che brucia là sotto. Stavo lì sopra che mi venivano la spada che mi veniva. Il giorno dopo l'incendio si misura il disastro. Si va a guardare il paesaggio devastato. Intanto gli elicotteri della Guardia Forestale continuano il lavoro di bonifica.
spegnendo gli ultimi focolai. Giusto. Ma rendi conto. Io vai quando porca miseria, questi hanno deciso di hanno bruciato il paese, perché là sopra hanno bruciato, a Forti hanno bruciato, a Forti hanno bruciato il paese. Volendo vivi, costruisci da tutte le parti. Ma di là più avanti, tra 10 anni però, perché... Quando il terreno prende fuoco non si può fare niente per 10 anni. Eh sì, fanno poi... si deve rigenerare il terreno. Pure lì ad Asse c'è qualcosa. Sì, loro da sopra magari lo vedono meglio. Sono passate 3 settimane e sono in corso i lavori per riparare i danni, quelli che è possibile riparare. Ci vorrà molto tempo perché il paesaggio ritorni quello di prima. Ma tra la cenere e gli alberi bruciati spuntano le prime macchie di verde. Ormai è pieno autunno. Dai rami del ciliegio bruciacchiato nascono nuove foglie verdi, come a primavera.